seconda sconfitta gestione Beni, parte comunque in modo determinato il Pineto con questa palla gol che viene fallita da Djembe, groviglio di uomini, poi il portiere Trombini riesce a bloccare il pallone all'altezza della sua area piccola, ma l'Arezzo riuscirà a segnare questo primo gol al 16esimo, cross di Gaddini e testa di Chiosa, difensore centrale classe 93, al secondo sigillo in campionato con la maglia dell'Arezzo. Dopo 5 minuti al 20esimo, calcio di punizione di Guccione, cerca di intervenire Tonti, la palla resta lì all'altezza sempre dell'area piccola, un gioco da ragazzi per Emiliano Pattarello, infilare la porta sguarnita, dunque 7° gol per il classe 99. Il Pineto reagisce al 35esimo, c'è questo gol di assoluto pregio di Borsoi, 2003 al primo gol con la maglia del Pineto, dunque accorcia le distanze la squadra di Beni, gran sinistro, nulla da fare per Trombini, il portiere dell'Arezzo, poi ancora Borsoi, la sua iniziativa, il suo sinistro, riesce comunque a deviare il calcio d'angolo l'estremo difensore dell'Arezzo. Nel secondo tempo errore in uscita dell'Arezzo e guardate, palla gol a disposizione di Djembe che praticamente tira quasi in bocca al portiere avversario che riesce comunque a respingere. Al 64esimo fallo da ultimo uomo di Borsoi ai danni di Pattarello, cartellino rosso e la svolta della partita. Rivediamo ingenuo in questa situazione, in questa circostanza Borsoi, perché stava uscendo Tonti, il palo di Guccione sul calcio di rigore e poi di giustezza Pattarello firma il 3-1, doppietta per il classe 99 che si porta a quota 8 nella speciale classifica riservata ai cannonieri del campionato di Serie C girone B. Dunque Pineto, Arezzo batte Pineto 3-1, seconda sconfitta della gestione Beni, c'è stata anche una contestazione da parte dei supporters locali all'indirizzo proprio di Roberto Beni e della squadra, sicuramente non è stata una prestazione indimenticabile quella offerta dal Pineto.